Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del Commodore 64 e dei suoi tantissimi case. Una mitica puntatona di retrocomputing dedicata alle tante versioni del Commodore 64 che mamma Commodore ebbe a produrre, dal biscottone al portatile al case simile Commodore 128 sino ad un misterioso prototipo dotato di disk drive da 3,5. Andiamo con ordine. Commodore 64 fu introdotto commercialmente sul mercato nel 1982 e la sua produzione fu terminata solo nell'aprile del 1994, sia 27 anni dopo. Il Commodore 64 fu il computer più longevo nella storia dell'informatica, il computer e l'home computer più venduto di tutti i tempi, circa 17 milioni di pezzi prodotti e venduti. Nei tempi successivi Commodore 64 sono stati compatibili con i precedenti Commodore 64. L'unica cosa che mamma Commodore cambiò fu appunto il look con la forma e il colore del case e della tastiera, oltre a qualche variante interna all'interno della circuiteria che però garantiva comunque sempre piena compatibilità. Nel 1980 82 il Commodore 64 aveva la forma del case che tutti noi ricordiamo, il biscottone, che con il tempo la plastica tendeva ad ossidarsi leggermente e prendeva un vago color marrone biscotto. Sempre nello stesso anno, il 1982, il Commodore 64 fu venduto anche in Giappone, ma nel paese del sollevante il case era diverso ed il Commodore 64 1982 in Giappone si chiamava Commodore Max, ma era sempre lui il Commodore 64. Nel 1983 la Commodore ebbe a produrre il Commodore 64 per le scuole, provò a contrapporsi ad Apple II. Il Commodore 64 prese il nome di Commodore Educator 64 ed il case era molto simile a quello del PET, da cui la motherboard del Commodore 64 e del VIC-20 erano stati estratti per spin-off. Nel 1983 quindi la Commodore riciclò in parte anche il case del PET per proporre alle scuole negli Stati Uniti l'Educator 64, ossia il Commodore 64 per le scuole. Nel 1985 la Commodore propose il Commodore SX64, di fatto un Commodore 64 portatile, un case che conteneva un monitor piccolissimo a tubo catodico da 5 pollici, un disk drive da 5 pollici e un quarto ed una tastiera che faceva da tap, un Commodore 64 a tutti gli effetti che però era portatile. Ora, il flop commerciale della famiglia dei Commodore Computer con il chip TED costrinsero Commodore a tornare sui propri passi. Nel 1985 la Commodore propose il Commodore 128, di fatto un Commodore 64 super pompato nella RAM, ma l'hardware ebbe poco successo. La stessa infausta sorte toccò anche al Commodore 128D, che era praticamente identico al Commodore 128, tranne per il fatto che il Commodore 128D aveva anche un chip Z80A per far girare il GPM. Ora, la macchina del Commodore 128D non ebbe successo perché il GPM ormai stava tramontando, era sostituito da MS-DOS di Microsoft con i PC. Inoltre c'erano pochi programmi professionali per il Commodore 128D che le aziende lo percepirono come un Commodorone 64 super pompato. Il segmento home computing, i piccoli consumatori e gli appassionati invece continuavano a comprare il biscottone perché costava meno del Commodore 128 e del Commodore 128D. Nel 1986, con il ritiro del Commodore 128, mamma Commodore cambiò il case del biscottone. Gli diede un look più simile al Commodore 128, ma dentro al case era sempre lui, era sempre il Commodore 64.
La Commodore propose infatti il Commodore 64C. L'hardware aveva qualche modifica tecnologica in più, ma nel complesso l'hardware era sempre il Commodore 64. Garantiva piena compatibilità a tutto il software Commodore 64. Nel 1990 la Commodore reimpacchettò il Commodore 64 in forma di PlayStation ad 8 bit e propose il Commodore 64 Game System. Eccolo qua. Infine il Commodore 65, un misterioso prototipo ingegnerizzato nel 1991. Il Commodore 65 aveva 128K di RAM, capacità grafiche e sonore simili all'Apple 2GS, inoltre era dotato di un disk drive da 3 pollici e mezzo con capacità di leggere sia i dischi a singolo che a doppia densità. La CPU era mutata in un CSG 4510 RT da 3,5 MHz, garantiva piena compatibilità con tutto il software Commodore 64. La macchina aveva parti in comune con il Commodore 64 quanto con l'Amiga. Tuttavia, il Commodore 65, questo oggetto misterioso, rimase comunque a livello di prototipo, non raggiunse mai lo stadio commerciale. E quindi, quando la Commodore infatti chiuse per fallimento, erano già stati prodotti 2000 unità del Commodore 65, ma erano troppo pochi per iniziare la vendita. Tuttavia, il curatore fallimentare, per far cassa, ebbe a vendere sul mercato il Commodore 65, che ottennero una buona accoglienza, nonostante i bassissimi numeri delle macchine prodotte. Questo fu l'ultimo Commodore prodotto da Mamma Commodore. I successori del Commodore 64 che si trovano oggi in giro sono tutti in realtà emulatori software, essendo appunto sotto il cofano, anche con un case identico a un Commodore 64, in realtà il computer processa una distro Linux su cui gira un emulatore e l'hardware è molto diverso da quello del Commodore 64. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.